giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali borse europee, che fanno un passo indietro. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, denaro su Invit, che registra un rialzo dell'1,80%. Le più forti vendite si manifestano su Saipem, che prosegue le contrattazioni a meno 4,23%. Sul mercato delle materie prime, giornata negativa per l'oro, che continua la seduta a $1,677,9 l'oncia, in calo dello 0,99%. È previsto domani dal Regno Unito l'annuncio sia delle richieste del sussidio della disoccupazione, che del tasso della disoccupazione. È previsto domani sia dall'Italia che dall'Unione Europea l'annuncio della produzione industriale. Attesa una partenza negativa per la borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 11.042,5 punti.